Sono Lorenzo, vivo nel centro di Firenze da circa un anno e mezzo in questo piccolo condominio, proprio a 10 minuti dal Duomo. Allora, io vivo, sono in affitto in questo appartamento e non sono il proprietario. E ci sono altri 4 condomini, altri 3 condomini, 4 come me, e per legge praticamente possiamo scegliere di non avere un amministratore di condominio e quindi una persona che vive al primo piano, un signore di 70 anni, ha deciso di incaricarsi di pagare le fatture della pulizia delle scale, della luce delle scale e dell'acqua e ogni 4 mesi divide tutto il conto in 4 persone e noi paghiamo direttamente a lui. E poi per legge, anche se non abbiamo bisogno di un amministratore, dobbiamo avere deve essere messa una targhetta in cui ci sono il nome, il cognome e i recapiti telefonici, della persona che si occupa, di fare, da amministratore. E se dobbiamo fare dei lavori tipo imbiancare o lavori di muratura, dobbiamo, la persona che si occupa di fare, che ha il compito di amministrare il condominio, anche se non è l'amministratore, deve, convocare un'assemblea mandando una raccomandata a tutti i condomini, e nella quale poi decidiamo, se fare i lavori oppure no. E se la maggioranza vince, e in caso un condomino non volesse pagare, i lavori possono essere fatti e poi però, bisognerà andare per vie legali per avere i soldi dal condomino che non vuole pagare.